Amici di Odeon, bentornati nel mondo di ragazzi e cinema, l'appuntamento settimanale con il cinema visto ed interpretato dai più giovani. Anche questa settimana ci troviamo a Lecco, sede storica di ragazzi e cinema ormai da 17 anni, a questa parte a Lecco e ad Oggiono, cittadina in provincia di Lecco. Tanti giovani e giovanissimi vivono l'emozione di essere protagonisti, giocando a improvvisarsi attori, registi con la macchina da presa. Nel nostro appuntamento settimanale vi raccontiamo tante storie interpretate dai ragazzi. Quella con cui apriamo la puntata di oggi qui su Odeon è una storia curiosa. Immaginate I Promessi Sposi in versione siciliana. Ci hanno pensato i ragazzi di Patti, cittadina in provincia di Messina, con un cortometraggio simpatico, curioso, ispirato ai Promessi Sposi del nostro caro Alessandro Manzoni. Il titolo del corto che vi stiamo per proporre è Fiori d'arancio a Montagna Reale. Tutto per voi, una storia rigorosamente under 18 che vi proponiamo qui a Ragazzi e Cinema. A voi! In quella parte della vallata che si affaccia sul grande fiume, sul fiumiciattolo, e va bene, sul torrente Montagna Reale, sorge una grande città, una cittadina. E va bene, volevo dire, sorge un piccolo borgo chiamato Montagna Reale. In questo paese abitano poche anime, sempre in pace tra loro e lontane dai problemi della crisi economica e sociale, che ahimè affligge molti in questo ultimo periodo. Per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla sua solita passeggiata il parroco del paesino, Don Abbondio. Ma chi siete? Cosa volete? Compare, ma non ti sembra un po' strano sto parrino? Siamo noi siamo i bravi. I bravi? Come? Il nostro padrone Don Rodrigo aveva detto che noi eravamo i cattivi. Smuto, non fare nomi. Noi siamo cattivi, ma ci chiamano bravi. Ma allora se i bravi sono i cattivi, forse i cattivi sono i bravi? Sì, da. Noi siamo bravi e basta, gli altri invece li chiamano bravi. I cattivi. Bravo. Ma me l'hai detto solo perché sono cattivo? Confondiamo le cose, Don Abbondio. Ma sbrigatevi perché ho una cosa urgente da sbrigare a casa. Funerale? No, è che stanno iniziando il per papà e sono venuto a vedere le tappe, se non me ne posso mettere una! Va a dire chi sta ancora a stretà, si guarda i cartoni animati. Pochi chiacchiere. È vero che l'intenzione di sposare Renzo Tramaglino e Lucia Mondella? Mondello? Chi tu di marmi? Mondella! Abbono, puro surdo, sì. Ti dissi? Lucia, Mondella! Questo matrimonio non so da fare, né ora né mai. E perché mi scusassi? Sapissi. E se non obbedisci, andiamo a dire subito al nostro padrone Don Rodrigo. Smuto, scemonito. Non fare nomi. E se non obbedisce, zac. Mi raccomando, se non obbedisci, zac. Modo. Zac. Se non obbedisce, ricordi, zac. Vado in ordine, di barbapà. Paci parroco! Paci parroco! Che succede io? Pasiazza! Oh! Pasiazza! Paci parroco! Paci parroco! Ma che succede io? Pasiazza, buono, si setta! Io sognavo scia perpetua e sapere tutti i cosi, tutto e tutto! E domani, amiche mie, tutto a monte, il matrimonio non si può fare. È mafia e carrini, se la tiro la mano. Mamma, Don Rodrigo ha rovinato tutto. Salina! Arrivo! Ora non posso picchiare? Ditemi solo di cosa avete bisogno. Le volevo chiedere se uno ordina a un curato di non celebrare un matrimonio. C'è una pena? Intendo dire, cosa dicono le leggi? La legge c'è, ma la pena è molto dura, ragazzo mio, molto molto dura. È difficile che uno che si macchi di questo peccato possa uscirne fuori molto facilmente. È proprio quello che fa per me. Oh, ma diventasti pazzo! Sì, dammi! Almeno la pagherà quel prepotente Don Rodrigo che... Don Rodrigo? No, io non posso farlo, no! Ma mi picchiasti per cretina? Secondo te io mi metto contro il mio carissimo e nobile amico? Sciò, vieni qui, fili dritto a casa che non la voglio più di vedere! Figlioli, dopo quel che è successo, questo borgo non è più sicuro per voi.
Dovete andare via da questo paese. Dovete scappare. Come? Come dobbiamo fare? Dove dobbiamo andare? Addio, monti sorgenti dalle acque ed elevati al cielo, cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi. Addio a montagna, addio alla piscina, dove organizzavamo i party con le amiche e dove gettavamo tutti nell'acqua con i vestiti ed i bagnini ne si cutavano. Addio alla sagra della castagna, quanti mal di pancia mi sono venuti dopo quei quintali di calda arroste. Addio, dolci cagnolini, di cui avrò sempre ricordo, grazie ai tanti regalini che mi hanno lasciato sotto le scarpe. Addio ai vecchietti di fronte al bar o sotto gli alberi a giocare a carte, che spettegolavano sempre e mi chiedevano in continuazione, anche 3 volte di seguito. Dove vai via? Addio al campetto, con le partite in cui erano più le sciarre che il tempo in cui riuscivamo a giocare, ed i palloni guadagnati a scrocco. Addio alle corse in bicicletta, senza freni e senza mani, con i vigili che fischiavano e noi che correvamo ancora più veloci. Addio fontane, da cui sono riuscita ad abbeverarmi e che mi hanno fatto bagnare talmente tante volte che molti mi hanno dato l'appellativo di Lucia Pisciarella. Addio terra ancora sconosciuta, ricca di viuzze e di stradine che nemmeno campando 100 anni si potranno mai conoscere completamente. Addio al parco giochi. Ma voi chi siete? Una cosa privata. Cerchiamo la monaca di Monza. Come mai? Cosa personale. Cerchiamo la monaca di Monza, è lei. No, io sono la monaca di Ponza. Non è una battuta. Vengo proprio da lì, dall'isola di Ponza. Comunque, prego. Accomodatevi. Avvicinatemi. Sono io quella che cercate. Sono la monaca di Monza. Reverendissima madre, Fra Cristoforo ci ha mandato qui da voi per ottenere protezione e asilo. Oh, ma raccontatemi più particolarmente il vostro caso, così che io possa far qualcosa per voi, mia cara Lucia. Nel mio paese c'era un uomo potente e ostile che mi perseguitava e quindi io sono dovuta scappare. Questo uomo era Don Rodrigo. Ah, oh, mia cara, avete fatto benissimo a rifugiarvi qui. Sarete affidata alle cure di Suor Guendalina. Lei si occuperà di voi per tutto il periodo della vostra permanenza. Ma ora dileguatevi. Siamo riusciti a paralizzare l'intera Sicilia. Niente benzina, niente camion, niente generi alimentari, niente di niente. Siamo una potenza. Lavoro per tutti, lavoro per tutti. La polizia, la polizia. Chi batterebbe il mezzo di bloccare le strade? Lasciamo le mani, Don. Alcuno, non facemmo nomi, Don Rodrigo. Mi scusassi. Come chiacchiere, perché mi avete detto, butta giù. Niente, questione di femmine. E allora? Una buonazza dei miei paesi. Mi tegni testa. Mi uccidissi che proteggo, che va a fare la manza con il mio. Niente, poche parole, mi schifio. Ti schifio? Ah no, io devo capire che devo portare rispetto, ma nunca. Io ci provai, ma io da scappò. Non ne sono io. E per questo che disturba vossia, da brava figliola, se ne scappò un tuo convento di monache, o tinnero, sotto protezione della monaca di Monza. O tinnero? O tinnero, sotto protezione della monaca di Monza. Vabbè, questa è cosa mia. Ma come si chiama? Lucia. Lucia Mondella. Vabbè. Vedete la cosa fatta.
Baciamo le mani e grazie. Ritenetemi a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Vabbè, è caduto lasso. Vite vieni ora, dai, che fai? Oh, io non ti ho visto e tu un po' carusci. Perché mi avete preso? Lasciatemi andare. Vi dico di non avere paura, non vi scantate, che così vi ci ridono. Lasciatemi andare per la mia strada, chi siete voi? Non vi conosco. Vi conosciamo noi. Oh Santissima Vergine, come mi conoscete? Ma chi siete voi? Perché mi avete preso? Muta, non fare domande. Picchi, ricchi. Ci comando uno, su parola. E chi? Chi ve lo può aver comandato? Muta, non fare domande. È impossibile, mi dispiace. State tranquilla e non abbiate paura, che nessuno vi toccherà. Venite, venite, siete tranquilli, andiamo. Ma veramente, dove sono? Dove sono stata condotta? Siete nel castello di uno che non si può nominare, di uno che deve rimanere in coma. Da uno che vi vuol fare del bene e mi ha ordinato di farvi coraggio. Lo direte, eh? Lo direte visto che sono coraggio? Ma chi è? Perché? Cosa vuole da me? Ditemi dove sono, voi che siete donna. Aiutatemi, in nome di Maria Vergine. State tranquilli, pregate il buon Dio e lui sì che vi aiuterà. Ebbene, tutto a posto, tutto a puntino. Nessuno sul luogo, nessuno ci ha visti, un solo urlo, ma... Che vuol dire? Ma avrei preferito se l'ordine fosse stato quello di, magari una scoppettata sulla schiena. Il nebbio si è commosso. E più feroce, più cattivo, commosso. Domani la mando a Don Rodrigo, perché se la veda lui. Paola! Portami la ragazza! Sono qui, mi ammazzo. Non voglio farvi del male. Allora perché mi fa patire le pene dell'inferno? Cosa ho fatto? Perché non fosse maltrattata? Parrai. Maltrattata? Mi hanno preso a tradimento, per forza. Ma perché mi hanno portato qui? Cosa vuole da me? In nome di Dio. Dio, sempre questo Dio. Le persone che non sanno difendere tirano in ballo sempre questo Dio. Come se ci avessero parlato. Cosa pretendete dicendo questa parola? Pretendere? E cosa posso pretendere io da lei? Se non che un'opera di misericordia. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Domattina si vedrà. Si faccia coraggio. E tu, falle coraggio, trattala bene e dalle da mangiare. Andate. Povera me. Non l'ho mai visto così. Mi è sembrato che le vostre parole gli hanno toccato il cuore. Ma mi avevano detto che qui doveva esserci ricoverata Lucia. Renzo, quel signore di cui non ti fidi mai, ha liberato Lucia dalla sua malattia mortale. Ed è lei è miracolosamente guarita. Ma che stopolo? Ma vi sentite male? Renzo, è giunta la mia ora. Vada Lucia e pregate insieme per me. Thank you.
E questo era Fiori d'Arancio a Montagna Reale, cortometraggio realizzato qui per Ragazzi del Cinema dai giovanissimi di Patti, cittadina in provincia di Messina. Siamo sempre a Lecco, questa volta sul Lungolago, ci siamo spostati rispetto alla postazione da cui abbiamo iniziato il nostro programma e il nostro viaggio nel cinema, rigorosamente Under 18, continua con nuove storie. Questa volta il filmato che vi proponiamo non è un racconto di fantasia, è uno spot, perché il cinema, soprattutto quando portato a scuola, può diventare un'opportunità per riflettere, per ragionare insieme su argomenti, tematiche importanti, a volte anche di carattere storico. Guardate che cosa hanno fatto i ragazzi di Buccinasco, cittadina in provincia di Milano, che hanno realizzato insieme ai loro insegnanti un corto spot brevissimo ma molto intenso. Il titolo è Perché? C'è una strana pace. Già, una bella parola, pace. Ti piace? Fai dell'ironia, mi vuoi provocare? Ah, ricominci? A te, a quelli come te, non si può mai dire nulla. Guarda che avete incominciato prima voi. No, no, cara mia. Siete stati voi a fare il gioco sporco. Dici così perché anche tu, come tutti gli altri, credi sempre di avere ragione. Senti chi parla, lo dicono anche alla TV che voi vi ritenete superiori, che siete intolleranti. Senti, senti, siete voi che siete dei presuntuosi, c'è chi dice che siete dei punti esclamativi ambulanti. A me hanno sempre raccontato, fin da quando ero piccolo, che non devo fidarmi di voi. E a me che non c'è niente da fare, siete diversi. E voi siete dei fanatici, degli integralisti. Ti sbagli, caro mio, perché il nostro esercito è costretto ad intervenire per difenderci da voi. Ma perché voi credete a tutte le bugie che raccontano i vostri governanti? E perché voi non capite che la vostra propaganda bellicosa porta solo miseria? Senti, senti, perché voi volete rubarci le nostre ricchezze? Perché voi volete rubarci il nostro lavoro? No, no, il fatto è che... è che a voi non piace niente della nostra cultura. Certo, è proprio così. Perché noi siamo più in gamba di voi. Lo credi davvero? Forza ragazzi, adesso andiamo tutti a fare la fisioterapia. E mentre voi qui su Odeon guardate i cortometraggi dei ragazzi, noi ci godiamo il panorama di Lecco. Siamo sempre nel mondo di Ragazzi del Cinema con le storie rigorosamente under 18. È un film, quello che vi abbiamo mostrato dal titolo Perché, che affronta in chiave giovane un tema molto importante come quello della Shoah. E i temi importanti nei corti dei più giovani proseguono. Ne abbiamo un altro che vi stiamo per proporre, che affronta il tema della violenza sulle donne. Lo fa in maniera toccante, emozionante, un corto che ci ha colpito molto, che arriva da un gruppo di Amantea, cittadina in provincia di Cosenza. Il titolo è Uomo X. A voi. Caro uomo X, ho il polso tumefatto, il braccio pieno di lividi, l'occhio gonfio e il labbro spaccato. Stamattina mi sono svegliata con la convinzione che fosse tutto nero, ma purtroppo non era così. Hai preso anche i miei sogni.
mi guardo allo specchio e anche dal fiume che ho negli occhi riesco a vedere il mio volto spento. Sono diventata come un cassetto vuoto, privo di sogni e di speranze future. C'è una domanda che mi pongo continuamente. Mi chiedo, ma perché lo fai? E perché proprio io? Perché non posso vivere la mia età con la stessa spensieratezza di tutte le altre ragazze? Cosa ho sbagliato? Forse è tutta colpa mia. Sapevo che eri lì, riconoscerei ovunque il tuo profumo. Anche adesso lo sento qui, con me. E le tue mani, Dio, come stringevano forte le tue mani. Mani grandi, nate per proteggere e non per fare del male. E poi la tua voce, che risuona di continuo nella mia testa. Sei mia. E sento ancora il tuo respiro affannato sul mio collo, che mi fa male come la metà agli enti. Mamma mi paragonava sempre ad una farfalla, perché mi vedeva bellissima, come ogni mamma vede la sua bambina. Ma io odio essere così, perché le farfalle sono fragili, basta niente a mandarle a mille pezzi. E tu, uomo X, ci sei riuscito. Nessuno riuscirà più a mettere in ordine tutte le parti, come un puzzle con i pezzi tutti uguali, quasi impossibile da risolvere. Ti è mai capitato di raccogliere un fiore, tenerlo in mano per molto tempo e poi vederlo morire? Lo hai fatto con me, mi hai strappato dalla vita che amavo per chiudermi nelle tue mani, dove sto morendo piano piano. Quel giorno ho visto i tuoi occhi, non li dimenticherò mai. Erano pieni di rabbia, mi hanno spaventata. Mi sentivo come in gabbia, non so come ho fatto, ma sono riuscita a scappare via. È stato un caso, non accadrà di nuovo, lo so. La prossima volta prenderai tutto di me e io non potrò fare nulla. È successo ormai, non posso dimenticarlo, né evitarlo. Non posso scappare e volare via o nascondermi. Un mese fa, il mio uomo X mi ha violentata. Ora ho capito che non è stata colpa mia, no. Mi ha fatto male, ma non posso lasciare che questo mi uccida. Devo andare avanti e posso farcela. Caro uomo X, non posso sfuggirti né tantomeno dimenticarti. Non posso sostituirti con la vita che ho sempre desiderato, con la vita che merito. Thank you.
sempre insieme nel mondo di Ragazzi e Cinema. Le nostre storie rigorosamente under 18 continuano qui su Odeon. Noi ci troviamo a Lecco, sede centrale, sede storica di Ragazzi e Cinema dal 1997, tra Lecco ed Oggiono ogni settimana. Piccoli e grandi insieme si divertono a concepire, a realizzare storie attraverso la macchina da presa e a portarle poi sul piccolo e sul grande schermo. E noi in questa trasmissione continuiamo a mostrarvele, continuiamo a mostrare come i ragazzi riescono ad esprimersi attraverso la telecamera. Ora una storia curiosa, tutta fantasy, tutta realizzata con l'entusiasmo e la creatività dei ragazzi del liceo classico Ugo Foscolo di Albano Laziale. Andiamo quindi in Lazio con una storia veramente originale. Il titolo emblematico dice tutto, l'atroce caso R. Tutto per voi, torniamo qui tra pochissimo. È stato terribile, terribile. Non cambierà mai, succede sempre così, questa è la democrazia. Abbiamo corso un bel pericolo, un pericolo molto serio. Dovremmo trarne anche un insegnamento, perché questo è un paese a cui piace sbagliare. Non dovremmo mai abbassare la guardia. È un paese che ha qualcosa nel sangue, qualcosa come la droga. Mamma, e basta con sti broccoli, li voglio! Mamme, siete stufe delle intemperanze di vostro figlio? Il dominio della variabile. E voi, professori, stanchi di gridare per ricevere l'attenzione che meritate? La professore fatta una risata, oh! Bulli invadenti? Motorini assordanti? Invettive antisistema? Clinicamente testato, rapido, indolore. Efficacissimo contro la libertà di pensiero. Rimbecillina, il giovane, come lo vuoi tu. È un medicinale che può avere effetti collaterali anche gravi. Siamo convinti del passo epocale che il nostro paese sta compiendo con questa iniziativa. Questo governo sta facendo il possibile, tutto il possibile per garantire ai suoi cittadini libertà, equità e sicurezza. Ministro, si dice che questo farmaco sia già in uso presso molti istituti scolastici. Abbiamo già iniziato il protocollo da qualche tempo, ma per ovvi motivi di sicurezza nazionale è rimasto tutto sotto copertura. Però oggi finalmente, dati i risultati confortanti, siamo giunti finalmente a annunciare a tutti quanti l'uscita del nostro nuovo prodotto su scala nazionale. La rimbecillina. Deve uccidere i nostri ragazzi! Assassini! Assassini! Ecco, lo vedete da voi, no? Succede tutti i giorni. C'è gente in questo paese che alimenta la tensione fra le classi sociali. Pericolosi facinorosi che ci vogliono spingere nel vortice della paura. Ma noi diciamo no al terrorismo e guardiamo con occhi sorridenti e fiduciosi verso il nostro futuro che ci appartiene. Grazie a tutti. Avanti il primo. Abbassati che non ci arrivo. Alza la testa. Apri la bocca. Tira fuori la lingua. Puoi andare. Avanti il secondo. Abbassati, alza la testa, apri la bocca, tira fuori la lingua. Io eseguivo soltanto degli ordini, ero pagata per questo, ero pagata per somministrare farmaci, non per parlare oppure... Non avrei potuto salvarli comunque quei ragazzi. Io dovevo lavorare, dovevo sfamare i miei figli, non mangiavano, non avrei potuto salvarli comunque, era... Non lo so, sarebbe... Non avrei potuto fare niente comunque, niente. Lei faceva sempre di testa sua, era forte la mia ragazza, non si arrendeva mai, quella luce, aveva una luce negli occhi, la mia bambina. Naturalmente, chi può aver fatto il tema migliore della classe? Io, professore. Che c'è, cara?
È il peggiore, ma non può essere che quello di Andrea. Andrista, professore. Lei ha la spudoratezza di contraddirmi senza neanche arrossire. E d'altronde come potrebbe fare ad arrossire? Ma lei è un razzista, ma se ne rende conto? Un razzista io? Sì, lei, proprio lei. Guardi razzista. Che ci sono fondamenti genetici. Prova ne sia che su di lei il farmaco non ha fatto effetto. Al contrario dei miei allievi bianchi. Queste sono offese. Offese nei miei confronti e del mio popolo, tra l'altro. Ma sa cosa faccio? Io la denuncio adesso. La denuncio e me ne vado dal preside. Si metta un bonnellino di banane. Così risulta più convincente presso il preside. Ovvio. Chiaro? Sì, sì, è troppo carino il bonnellino. Sì, sì, vada, vada, vada. L'importante è che lei se ne vada. Cari ragazzi, voi avete delle credenze negative sui soldi. E badate che queste credenze non sono soltanto dei pensieri a cui dare attenzione una volta ogni tanto. Sono come dei virus, installati nel vostro inconscio, capaci di distruggere tutte le vostre migliori intenzioni nella vita. Bene, oggi siamo qui per sfatare 86 credenze negative sul denaro e formattare le vostre menti. Andava tutto bene. I ragazzi erano bravi, studiosi, attenti. Sembravano un po' pigri, ma le cose andavano bene. Non ho mai visto Giorgio così concentrato. È incredibile. E poi così affabile, tesoro della mamma. Per non parlare poi di voi. Tutti noi. Non era mai successo. Siamo orgogliosi di lui. Niente più caciara, schifezze per terra. Non fanno nemmeno vento, meglio del così. Stavo sull'autobus ed era molto affollato. Si sono alzati per farmi sedere. Non m'era mai successo. Alza la testa, apri la bocca, tira fuori la lingua. Puoi andare. Avanti il prossimo. È intollerabile, preside. Lei deve intervenire. E deve farlo anche subito. Io in classe ho un gregge. Non ho persone, ho un gregge. Cosa lo spiego a fare, Volterra delle pecore? Si calmi, professor Crespi. Noi stiamo soltanto seguendo delle direttive del Ministero e non possiamo fare altro. Alcuni risultati... Risultati? Positivi. Quali risultati? Magari anche positivi, no? Appunto, positivi, dice. Ma quali sarebbero? È la terza volta che qualcuno mi sveglia in classe. Problemi, signora preside? No, no, grazie. Vada pure, tutto sotto controllo. Alza la testa. Dove hai dato questa schifezza? Ripeti, ragazzino. Ah, no, dico con la signorina che... ancora i soldi del servizio che ti ho appena fatto. Ah, facciamo i due. Adesso vediamo chi lo fa il servizio. Sono fatto 2 settimane di ospedale. Mi stava ammazzando quella roba. E non ero il solo. Eravamo in molti, eravamo in un reparto speciale, lontani dagli altri. Le cose stavano peggiorando. Mi hanno costretto a smettere di insegnare. Mi hanno allontanato dalla cattedra. Io e altri 7. Siamo stati accusati di aver sobillato gli studenti alla rivolta. Sono finito a protocollare documenti a Salina. Quando sono tornato abbiamo subito organizzato degli scioperi. Io e Laura cercavamo di convincere gli altri a resistere, a rifiutare la terapia, a rifiutare quella roba. Occupazioni, striscioni, boicottaggi. Eravamo sempre in giro e sempre nei guai. Quella notte dovevamo rubare tutto il deposito che c'era a scuola. Era la nostra prima azione di guerriglia. Ok, ok, ecco, c'è. Guarda, guarda, guarda. Cerca,
andiamo, andiamo, forza! Vieni! Fermi! Fermi laggiù! Cazzo, sono visti! Laura! Non me lo perdonerò mai. Mai. L'abbiamo cercata dappertutto. Abbiamo detto a tutti quello che era successo. Lei è stata la prima a lottare. La breccia nel muro. Dicono che senza di lei non sarebbe cambiato niente. Ma io non la rivedrò più. E chi mi ripagherà per questo? La mia bambina. La mia bambina. Siamo ad Albano Laziale, qui da ormai 5 giorni è scomparsa Laura Giacometti. Un segreto raccapricciante sembra nascondersi dietro quello che viene definito il caso dell'imbecillina. Noi di Onda TV stiamo continuando ad indagare in tutta Italia sulle conseguenze disastrose che questo farmaco sta avendo sui ragazzi. Ragazzi, cosa è successo qua? Non so niente. Il Signore è nostro. Da quanto tempo prendete la disciplina? Il Ministro è nostro guscio. Il Signore è nostro pastore. Il Ministro è nostro guscio. Ragazzi, mi capite? Il Signore è nostro pastore. Piccole paese della Basilicata! Seguimi, seguimi, corri, seguimi! Cosa succede? Ma cosa? Cosa state facendo? Fermi! Io salvo a te! Aiuto! No! No! Ci siamo intrufolati in una scuola grazie all'aiuto di alcuni testimoni. Lo vedremo in diretta, vi avviso. Se fosse vero, stavolta siamo sull'orlo del baratro. Credevamo che... Siamo tutti responsabili, siamo tutti coinvolti, nessuno può tirarsi indietro. Lo sentivamo ogni giorno, era l'aria di ogni giorno. Tutti insieme ci siamo incamminati verso la rovina e addirittura qualcuno di noi ha anche avvertito una sorta di ebbrezza nell'andare verso questa rovina. Mi dispiace dal profondo del mio cuore. Della coercizione, onorevole Gambini, è stato tradotto oggi nel carcere di massima sicurezza dell'Asinara. Un pool di magistrati sta ora indagando sulle conseguenze, spesso mortali, che ha portato all'immissione nel mercato del farmaco rimbecillina. In una nota del Ministero leggiamo come una tale terapia fosse destinata al soffocamento degli ardori giovanili e all'esercizio della passività quotidiana. L'incubo era finito, ma per quelli come noi che avevano vissuto tanta brutalità sulla propria pelle, beh, per noi è impossibile dimenticare. Per fortuna, ora è solo un ricordo lontano. Qualcuno diceva che non bisogna mai smettere di avere fiducia negli uomini. Noi non l'abbiamo mai fatto. Ci manca ogni giorno che apriamo gli occhi, ma la vita è più forte, sopra ogni cosa. Stop! Che idioti, volevano la speranza e quindi l'ha servito. Ah, bella ignoranza. Vado giù, va, che ora della medicina delle 5. Centrale, qui nucleo operativo 2017.
Tutto sotto controllo. I soggetti reagiscono positivamente alla normalina. Vado a prendere un caffè. Passo e chiudo. We don't need no education. We don't need no thought control. Mamma, papà, sono io, Laura. Sto bene, sono viva, mi hanno liberata. E siamo in molti, la resistenza è forte adesso. Ma la realtà che vivete è falsa, non è vero niente. C'è un altro farmaco, è più potente, vi stanno ancora drogando. Ma torniamo presto a liberarvi. Vi voglio bene, vi amo tanto. Sempre qui nel mondo di Ragazzi e Cinema, tanti cortometraggi, tante storie realizzate da giovanissimi cineasti, storie rigorosamente under 18. Ragazzi che però settimana dopo settimana mostrano anche a noi la grande passione, oltre che per il cinema, per la musica, in particolar modo per un genere musicale che sta veramente spopolando, il rap. E noi abbiamo quattro giovanissimi che ogni settimana non ci stanchiamo di farvi ascoltare, quattro ragazzi, ragazzini, adolescenti che hanno inciso la loro prima canzone rap, una boy band rap, loro si chiamano 4 Barre e con Ragazzi e Cinema hanno prodotto questo singolo e questo videoclip. La canzone ha per titolo Guardo Avanti. Noi li rivediamo insieme molto volentieri. Questa roba mica come gli altri, sputo rabbia da una vita ma ogni volta guardo avanti. Tengo stretta la passione, mi divora fino in fondo, diffondendo questo stile di qua, di là nel mondo. Non fermate la mia voce come fuoco sull'asfalto. Ogni uomo alla sua croce crede di essere innanzi. Siamo sempre più incazzati, questa storia è stata scritta, ma il capitolo è finito, il libro è chiuso sul soffitto. Ho iniziato la mia strada sfruttando il mio talento. Chiudo gli occhi, guardo avanti, tengo stretto ciò che sento. Questa è solo una canzone, non ho nulla da insegnarti. Scusa se ti dico questo, questo è il mio modo di sfogarmi. Vivo qui senza respiro in questo mondo che ti fotte. Mi risveglio la mattina non seguendo le tue rotte. Il mio nome è stato scritto senza che me ne accorgessi. Faccio rime e guardo avanti per raggiungere i successi. Sogni che non passano e sogni che mi restano. E guardo avanti e non capisco se la vita mi sta. Saranno giorni persi a guardare questo sole che brucia come gli anni che ho passato in cerca d'amore. Sogni che non passano e sogni che mi restano. E prende fuoco questo mondo che vorrei diventasse migliore. E brucia ancora dentro me. Casa mia è come una gabbia, una strada senza uscita. Anche quando corro in basso sembra di essere in salita. Tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo sguardo, baby. Il tuo corpo, la tua voce, il tuo ritorno, maybe. Io ci penso e ci ripenso, provo un dolore intenso. Se riguardo la mia vita in ogni angolo che ho dentro. Eccoci qua, ci ritroviamo sempre punto a capo. Scappando sulle strade dei ricordi che ho lasciato. Adesso credimi, è tutto da inventare. Un tatuaggio inciso sulla pelle per poterti ricordare. Ascoltami, come si ascolta il cuore che batte a tempo del mio grido senza far rumore. Ora che ti sento dentro mi accorgo che il fuoco che c'era non si è ancora spento. E non mi fermo qua, ho tutto il tempo che vuoi. Sento i nodi allo stomaco quando parlo di noi. È una società malata, ma malata per davvero. Siamo pecore in un regge, ma in realtà valiamo zero. Circondati da montagne, siamo chiusi in una valle. Dai fiducia a questa gente, ma guardandoti le spalle. Non pensare a questa merda, tanto qui non cambia niente. Solo chi scorda il passato potrà vivere il presente. Adesso guarda l'orizzonte, non è più lontano. Se cammini tra la folla con un sogno nella mano. Che non passano i sogni che mi restano. E guardo avanti e non capisco se la vita mi sta. Saranno giorni persi a guardare questo sole che brucia come gli anni che ho passato in cerca d'amore. Sogni che non passano i sogni che mi restano. E prende fuoco questo mondo che vorrei diventasse migliore. E brucia ancora dentro me.
sogni che non passano, i sogni che mi restano. E guardo avanti e non capisco se la vita è una storia. Saranno giorni persi a guardare questo sole che brucia come gli anni che ho passato in cerca d'amore. Sogni che non passano, i sogni che mi restano. E prende fuoco questo mondo che vorrei diventasse migliore. E brucia ancora dentro me. E anche questa settimana con la musica dei Quattro Bar e la musica rap dei più giovani si conclude l'appuntamento con Ragazzi e Cinema, il cinema visto ed interpretato dai più giovani. Vi invito a seguirci sempre su ragazziecinema.it. Grazie a Odeon TV, allo staff e a tutti coloro che hanno collaborato. Ci ritroviamo tra 7 giorni alla stessa ora con nuove storie e nuovi racconti rigorosamente prodotti da ragazzi. Buon proseguimento, a voi la sigla, alla prossima settimana.